back in ETV. Sotto il cielo di Balcony TV Genova, oggi ci sono il Luke and the Lion. Night has given me something to write about. My head knows nothing at all. My heart goes slow and it's a strange. My fingers go fast and my tongue don't speak. You came here with rain and you went away with truth. That's all I say. I'd like to show you my dreams and fears. Just open your soul, don't turn away. Sleep my fear and don't come out. For all this time you've been so deep, I'm sick of you, and I will bring you down. You came here with rain and you went away with truth and grace, that's all I say. I'd like to show you my dreams and fears, just open your soul. Fear and don't come out. For all this time you've been so deep, I'm sick of you, and I will bring you down. My fear and don't come out. For all this time you've been so deep, I'm sick of you, and I will bring you down. I'll bring you down. Luke and the Lion, e il mercato della musica è in crisi, nessuno compra più dischi e nessuno va più ai concerti. E allora cosa facciamo? Scendiamo in strada e cominciamo a suonare alla vecchia maniera. Difatti noi siamo nati così, per strada, cioè ci siamo incontrati, io sono tornato da un viaggio con una canzone nuova e ho incontrato Alef e per la prima volta tutti e due siamo scesi in strada, abbiamo provato in 20 minuti questa canzone e poi eravamo già lì a suonare. Dopodiché si è unito Paolo, Elisabetta Mazzullo e Claudio De Mattei e abbiamo formato i Luke and the Lion. Quindi quanto siete in totale? In totale cinque. Siamo 5. Benissimo, se fosse un'intervista un po' da filosofi della musica, vi chiederei quali emozioni vi danno le persone che, quando siete per strada, ascoltano i vostri brani. Io vi dico, vi lascio qualcosa di materiale anche, che so, oggetti, bigliettini. Ci lasciano, allora l'ultima volta ci hanno lasciato due arance e una sigaretta, però capita molto spesso, cioè quasi sempre, che ci lasciano dei soldi perché noi offriamo qualcosa e loro sono contenti di ricambiare.
E ingaggi anche. E ingaggi, certo. Milionari, perché... immagino. Ultramilionari. Ultramilionari. Abbastanza. Non so se i nostri amici di Balcony TV sanno cos'è un busker. Il busker praticamente è un artista di strada. È una vera e propria filosofia. Cosa pensate di essere busker oggi? Io non sapevo nemmeno che cosa significasse. Me l'hai spiegato tu. Quindi devo dire che è bello. Anche senza saperlo, alla fine siamo diventati una band di strada. Noi semplicemente volevamo suonare i nostri pezzi e ci sembrava il modo più veloce per farlo. Benissimo. E non so se è in processo un disco, la registrazione di un disco. Sì, c'è in programma di fare un con un'etichetta che speriamo arriverà, come sono arrivati gli ingaggi per strada, di 6 pezzi che per adesso abbiamo autoprodotto noi con un disco fatto proprio a mano. E Luke and the Lion, oltre a essere musicisti, sono anche artisti teatrali. Esatto. Sì, siamo tutti attori. Siamo tutti attori tranne Claudio, che lui è un musicista vero e che è quello che ci spiega come vanno suonati i pezzi. Quindi se vogliamo più informazioni su Luke and the Lion dobbiamo andare in Facebook Luke and the Lion con... Perfetto. Il commerciale. Fatevi fan di Luke and the Lion, fatevi fan di Balcony TV Genova, che ce lo meritiamo per certo. Grazie mille ragazzi. Grazie. Ci vediamo te, alla prossima. Balcony TV Genova/Italia/Mondo. Questo è il tetto del Teatro della Tosse, più sotto i Giardini Luzzati. Alle riprese Davide Colombino, io sono Michele Ferrero. Balcony TV.